Amici di Acropolis, buonasera e bentornati alla nostra trasmissione. Buonasera al mio ospite di questa sera, Dino Pepe. Buonasera. Attualmente, buonasera, benvenuto ad Acropolis, attualmente sindaco di Torano Nuovo, comune. Fantastico, non fosse altro perché è un comune dove c'è un'ottima un produzione divini e forse tra le migliori della regione di Montepulciano, poi ne parleremo anche, ma soprattutto è stato designato dal Partito Democratico come il candidato della Val Vibrata per le prossime regionali. La Val Vibrata è una eh, lo diciamo a vantaggio di coloro che non sono teramani, ma che per tutti gli altri abruzzesi è una delle zone forse più importanti della provincia di Teramo. Era stata definita eh, come la zona dal punto di vista industriale più eh, florida fino a qualche tempo fa ed oggi invece attraversa un momento di crisi. Ebbene la Val Vibrata che aveva due consiglieri regionali uscenti, due consiglieri regionali uscenti Peppino Di Luca del Partito Democratico e Emiliano Di Matteo per il PDL, allora PDL, Beh, la parte del PD punta su Dino Pepe, una soddisfazione Sindaco? Beh, assolutamente sì perché questa è una proposta che viene dal basso, viene da, dai sindaci, dai dirigenti di circolo, dai consiglieri comunali, dai capigruppi d'opposizione e devo dire non solo della Val Vibrata ma da tanti che in questi giorni si stanno stringendo attorno a questa, a questa proposta. Eh, mi hanno invitato a, a riflettere affinché accettassi questa, questa candidatura, io sono a loro disposizione e li ringrazio di cuore perché in particolare per la Val Vibrata 12 comuni 80.000 abitanti rappresenta un'opportunità per cercare di migliorare le condizioni economiche e sociali della nostra vallata. Ecco, lei rispetto ai suoi colleghi sindaci che avrebbero o hanno voluto candidarsi per le regionali un piccolo vantaggio l'ha avuto, non si è dovuto dimettere. Questo sì perché il mio comune è al di sotto dei 5.000 abitanti e quindi posso portare a termine il mio secondo mandato di sindaco fino al maggio prossimo. Lei nelle ultime elezioni da sindaco è stato eletto con un, quasi un plebiscito, una votazione bulgara. Aveva una percentuale altissima, quanto se sì, la ricorda? Nel 2004 siamo stati eletti con l'80% e nel 2009 con l'82% siamo stati confermati. Beh, 82% è praticamente l'intero Paese l'ha votato. Diciamo che tutta la comunità si è stretta attorno a questa maggioranza, non solo a me ma a tutta la mia maggioranza affinché governassimo insieme questa piccola comunità. Devo dire dieci anni di, di belle soddisfazioni, di bellissimi risultati raggiunti. Tutti insieme. Dico sempre che ho avuto l'opportunità di guidare l'amministrazione non solo con i 12 consiglieri, ma soprattutto con i 1700 cittadini che sono stati in questi dieci anni 1700 consiglieri comunali. C'è stata, possiamo dire che c'è stata, perché adesso ormai le idee si sono un po' chiarite, una bella lotta. Sulle candidature per, le, per entrare in lista, soprattutto nel Partito Democratico. C'è stata una bella lotta perché c'è stato il sindaco di Giulianova, Mastro Mauro, che ambiva ad una candidatura o il partito gliel'aveva chiesto, poi ha fatto un passo indietro. Eh, Luciano Monticelli si è candidato già da tempo e rientra in questo. In questo novero, poi ci sono state altre candidature, eh, mi viene in mente Mariani nel, per restare nell'ambito del PD. Ecco, eh, come mai si, si è puntato e si è scelto? Perché in Val di Brata circolavano anche altri nomi sul sindaco, forse del comune più piccolo. Questo bisognerebbe chiederlo a, ai sostenitori di questa proposta che, ripeto, sono tutti i rappresentanti del centro-sinistra della Val Vibrate, che ringrazio di cuore per avermi offerto questa opportunità. Eh, però abbiamo ragionato tutti insieme, o facciamo una proposta unica, ma non solo della Val Vibrate, condivisa anche da tanti della provincia di Teramo, per fare in modo che la proposta sia concreta e sia credibile soprattutto agli occhi dei cittadini. Ma lei di... non mi sembra uno che sgomiti poi, no? non è uno che va di gomito per, per farsi largo. Assolutamente no, hanno dovuto insistere e ho detto a tutti che se... Si voleva fare una guerra e sceglievano il generale sbagliato, perché io non sono un uomo di guerriglia o di guerre o di battaglie. Le battaglie le voglio fare solo ed esclusivamente a beneficio dei cittadini, degli operatori, degli imprenditori, degli artigiani, di quelli che vivono nelle nostre comunità, che in questo periodo vivono dei momenti davvero difficili. Hanno bisogno di chi sta loro vicino, in particolare... Le istituzioni, i comuni, le province, le regioni. Eh, le nostre comunità hanno assolutamente bisogno delle istituzioni al loro vicino. Ecco, lei ha questo aplomb, e forse queste candidature sono scelte in un certo modo: ha questo aplomb da vecchio democristiano, del eh, vogliamoci bene, andiamo tutti d'accordo, le decisioni le prendiamo insieme. È molto dal Fonziano lei. Eh? <ride> Io ci provo, questa è un po' la, la mia storia. I dieci anni da sindaco li ho vissuti in questa maniera, non, non riesco a fare altrimenti. Nello stesso tempo mi piace essere determinato ma soprattutto per raggiungere gli obiettivi. Noi nella nostra piccola comunità in dieci anni abbiamo fatto oltre 5 milioni di euro di opere pubbliche, abbiamo realizzato tanti servizi sociali, servizi alle scuole. Pensi che abbiamo istituito un, un asilo nido in una comunità di 1700 abitanti dove nascono in media 10 bambini l'anno, ma abbiamo costruito la Silonido, realizzato quest'opera e affidato il tutto a una cooperativa sociale e attualmente abbiamo 18 bambini che si servono della nostra comunità, perché abbiamo bambini non solo di Torano ma anche di Ancarano, di Garrufo, di Controguerra, delle comunità vicine. Ecco, lei eh, come ha detto tutto va rapportato, quando si parla di investimenti, quando si parla di opere fatte, tutto va rapportato ad un comune con... Certo. Quanti, quanti abitanti? Siamo 1700 abitanti. 1700 abitanti, sì. quindi insomma è, è tutto rapportato a quello certo, che in poi... in proporzione alla in nostra proporzione. comunità abbiamo investito circa 500 mila euro ogni anno. E poi Torano invece è famosa per, per altro, no? perché è il paese del gusto, ed è il paese del gusto per una sagra che si fa durante l'estate e che richiama da ogni angolo, non d'Abruzzo ma d'Italia, la sagra più antica che c'è in Abruzzo sì, mi sembra di poter alla, dire alla e soprattutto per la produzione del vino assolutamente sì, Torano è stato definito capitale del Montepulciano d'Abruzzo il paese del gusto proprio per i suoi prodotti enogastronomici e per la sua antica sagra noi abbiamo la sagra più antica d'Abruzzo si svolge a Torano dal 12 al 17 agosto dal 1969 e ospita oltre 80.000 visitatori che vengono da ogni parte d'Abruzzo, delle Marche e i turisti della costa. E poi abbiamo il salumificio più importante d'Abruzzo, abbiamo tanti ristoranti, un produttore di farro a livello nazionale, sull'enogastronomia, sul, sul biologico, sulla nuova economia rurale. La nostra amministrazione ci ha puntato molto, tant'è che Torano ecco, ha una sua fisionomia ben precisa, una sua anima che è legata al territorio, all'enogastronomia, ai prodotti tipici. Pensi che le nostre scuole servono solo eh, prodotti biologici alle mense dell'asilo? No, ma serve anche e soprattutto ricordare quanti sono, tanto per fare, dare un'idea, su un comune di 1.700 abitanti. Quante sono le cantine vitivinicole eh, di Torano? Noi abbiamo nove cantine, nove, cantine. nove cantine che imbottigliano e che hanno delle ottime produzioni e esportano non solo in Italia ma anche all'estero. Adesso io non vorrei fare pubblicità, però, tra queste nove cantine. C'è, eh, lei si chiama Dino Pepe, eh, c'è la cantina di Emilio Pepe che è forse tra le più importanti d'Italia. No? Assolutamente sì, è un nome d'eccellenza non solo a livello regionale ma penso a livello nazionale e anche e internazionale. Tanto per dirla se la batte con Valentini. Certo. questo, questo per, per vedere che zona, che territorio è è un eh. territorio particolarmente evocato al vino particolarmente evocato al Montepulciano d'Abruzzo così come Torano, Controguerra, Colonnel ma a Torano c'è una concentrazione forte di cantine che hanno fatto sì che questa piccola comunità fosse famosa non solo in Italia ma in tutto il mondo grazie al suo ambasciatore primo che è appunto il Montepulciano ma come mai? L'esposizione, il terreno? ma abbiamo eh. un'esposizione particolare, il terreno molto particolare e poi la maestria dei nostri viticoltori perché Emidio Pepe è un esempio, ma anche Cornacchia, Strappella e tanti altri che hanno fatto sì che questo mestiere diventasse davvero un'arte un per loro e per noi. Senta, e immagino che uno dei pezzi forti, se dovesse approdare all'emiciclo no, del, eh, del suo mandato eventuale da consigliere regionale, sarà proprio quello di sviluppare. Il turismo o soprattutto svilupparlo nel, in quest'area. Poi invece parleremo degli altri problemi della Val di Brata Il, il turismo può essere la via d'uscita della de dell turismo è enogastronomico. E il turismo del mare sul mare, ma il turismo dei, dei, dei centri interni, soprattutto sull'enogastronomia. Poi abbiamo Civitella, che è un nome storico, una, una cittadina assolutamente meravigliosa, che potrebbe diventare sicuramente. Ha tutte le caratteristiche per essere la San Marino da, delle, delle nostre parti. Puntare... Ecco, Civitella da un dato risulta che sia il monumento, la fortezza di Civitella, sì. il monumento più visitato d'Abruzzo, però se ne parla poco. È vero, ha un, una visibilità molto, molto ristretta anche se eh, la fortezza di Civitella è meravigliosa. Chiunque la visite può Però apprezzare la... assolutamente. Ma eh, devo dire che negli anni sta crescendo il movimento attorno a Civitel, sicuramente devono essere migliorate alcune cose, tipo la viabilità. Noi abbiamo una viabilità a terzo mondo non solo in Val Valvibrata ma penso in tutta la provincia di Termo e anche in Abruzzo e gli investimenti sulla viabilità sono molto molto limitati. Purtroppo dobbiamo criticare l'amministrazione provinciale perché negli ultimi cinque anni la situazione della nostra viabilità è disastrosa. Eppure eh, è una zona molto trafficata perché... Assolutamente sì, ma il, le, le comunicazioni sono difficili e difficoltose e soprattutto lo stato attuale delle nostre strade è assolutamente pietoso. Noi abbiamo i collegamenti con le marche. I collegamenti col mare, con Teramo stesso sono difficili e soprattutto ci troviamo di fronte a. È stato a un periodo dove siete rimasti, a causa del crollo di un ponte, eh, separati dal capoluogo da Teramo per, per parecchio tempo? Assolutamente, per lì il, il ponte di Floriano, ma voglio parlare anche del ponte di Campodine, che è un ponte tra Nereto e Sant'Omero, chiuso da tre anni e non si vede la luce. Non si vede un progetto e prospettive per la soluzione di questi problemi. La Val Vibrata era l'Eldorado della provincia di Teramo, ma anche dell'Abruzzo. Era la zona diciamo, baciata dalla legge per il mezzogiorno, no? perché tutte le industrie... Venivano a impiantare i loro stabilimenti proprio nella zona al di sotto del confine con le Marche perché da lì iniziava la cassa per il mezzogiorno, da lì si beneficiava di alcuni sgravi e anche contributi ed era la zona più a nord della cassa per il mezzogiorno. Quella cosa fu? Un'opportunità, una fortuna? Assolutamente un'opportunità, noi abbiamo tutto il lungo tronto pieno di stabilimenti industriali e artigianali. Quella fortuna degli anni 70 e degli anni 80 in particolare adesso si è persa e si è persa di molto, noi abbiamo perso tante aziende, tante hanno chiuse, tante hanno esportato all'estero i loro stabilimenti e quindi c'è attualmente una situazione di crisi molto forte, soprattutto per le nostre famiglie, per i tanti che hanno perso il lavoro, che sono in mobilità, che sono... Cassi integrati, ecco queste opportunità devono tornare. Opportunità... A me, ieri, chiedo scusa se la interrompo, ha fatto brutto andare ad una conferenza stampa di Castiglione del, vice, del vicepresidente della regione Abruzzo, assessore proprio alle attività industriali e, eh, e sentire eh, l'annuncio di 2 milioni di euro come fondi dati alle aree in difficoltà. Erano tre aree in difficoltà, una di queste è la Val Vibrata. Ecco, quello che era l'Eldorado fino a qualche anno fa, oggi è diventata una delle aree più depresse. È più in difficoltà dell'Abruzzo. È vero, e anzi, vogliamo sottolineare che la regione ci è stata poco vicina in questi anni: 20 milioni di euro di fondi FAS sono andati alla Marsica e nulla è arrivato in, nelle nostre parti, soprattutto in Val Vibrata Voglio ricordare che il presidente Chiodi e quattro assessori sono della provincia teramana. E eh, devo dire che la Val Vibrata ha avuto poco in questi anni, quasi nulla, considerata la forte presenza istituzionale dei nostri rappresentanti. e Attualmente la situazione è molto critica e drammatica per le nostre aziende e noi lì dobbiamo investire e investire molto. Dobbiamo forse pensare a quel protocollo di intesa tra la Val Vibrata e la Valtronto che è stato lasciato nel cassetto in questi anni perché all'interno di quel progetto di rivitalizzazione insieme in collaborazione con il Ministero del, dell'Economia si poteva e si può sicuramente dare un sostegno alle nostre aziende. Ecco, ma eh, forse si è, si è sbagliato troppo a puntare sul tessile, perché dobbiamo ricordare che il 90% delle aziende di cui lei parlava prima sono tutte tessili, quindi si, produceva, si producevano abiti anche di alta moda e lo si facevano per importanti, importanti griff eh, dell'alta moda, e adesso invece... Sì, l'economia della valle era arrivata... Sono arrivati i cinesi. Sul manifatturiero, sulle confezioni, sul pellettiero, eh, e lì i cinesi ci hanno dato... Um, eh, um, ci hanno dato tantissime difficoltà, ma, ma attualmente sono in difficoltà anche, le, anche i cinesi, anche i laboratori dei cinesi sono in difficoltà, perché tanti sono andati oltre, sono andati all'estero, nell'est europeo. Nel, nel Maghreb e quindi hanno abbandonato queste aziende, questi stabilimenti della vallata e non solo della vallata. Noi dobbiamo far tornare i nostri imprenditori a investire nel nostro territorio, ma con una burocrazia così forte, così ingombrante, così invasiva, con il fisco così invasivo, è difficile che gli imprenditori possano tornare ad investire sul nostro territorio. Quando parliamo di imprenditori, tanto per farci capire, eh, noi parliamo di GRIF come. Armani, Dolce Gabbana, Gucci, eh, Vuitton, abbiamo... Valentino. Assolutamente, tante, tante firme nazionali e internazionali si sono servite dei de, de laboratori artigianali di Santegia, di Nereto, di Sant'Omero, di tutta la Val Vibrata perché erano artisti nel loro settore. E quindi adesso si sono rivolte altrove, ma noi dobbiamo farli tornare sul nostro territorio. È difficile però adesso. Eh? Non è semplice, dobbiamo puntare sull'innovazione, sulla tecnologia, su altri settori che possono dare risposte, soprattutto occupazionali, al nostro, al nostro settore. Ecco, facendo i nostra... conti, i soldi che sono stati annunciati ieri, 2 milioni di euro da dividere per le tre, sarebbero 700 mila euro a testa. Insomma, che cosa possono rappresentare Ma, per la Val Vibrata? Penso nulla, perché importi di questo genere sicuramente sono inefficienti e inefficaci ehm, su un territorio, come, come dicevo prima, di 80.000 abitanti e di 12 comuni. La Val Vibrata non è solo industria, però, perché l'industria è all'interno, c'è anche la costa. C'è anche la costa, e per fortuna il turismo tiene. Sì, anche se lì poi qualche problema c'è sempre, perché proprio in quella zona, no? Ogni tanto qualche fiume porta a mare qualcosa, esondazioni. E la Val Vibrata deve puntare molto sul Vibrata. Sull'asta del Vibrata c'è bisogno di fare investimenti seri perché la Val Vibrata, quel fiume, può essere un'opportunità non solo per la costa ma anche per l'interno. Con il recupero del, del fiume Vibrata, noi abbiamo presentato come Unione dei Comuni, perché collaboro e sono il vicepresidente dell'Unione dei Comuni. Abbiamo presentato un progetto di Unione dei Comuni, spieghiamo che cos'è, è, è un'unione tra sì. tutti i comuni, sono 12 i comuni della Val Vibrata che abbiamo... si sono uniti e hanno costituito questa unione di comuni e prendono delle decisioni. Sì, eh, l'Unione dei Comuni gestisce due servizi consorziati tra i comuni: due la raccolta parte... dei rifiuti. Benissimo, il settore dei rifiuti e il settore del sociale. Ma la normativa nazionale va verso le unioni comuni, va verso l'aggregazione delle funzioni e dei servizi e quindi devo dire che la Valibrata da questo punto di vista è stata lungimirante perché la nostra Unione è stata costituita oltre 15 anni fa e quindi con la legislazione vigente che va verso eh, l'unificazione dei servizi, l'associazionismo. Tra comuni, questa opportunità, questa istituzione si rende assolutamente necessaria e utile per le nostre piccole Però, comunità. Poco fa stavamo parlando no, della ricchezza che c'è, soprattutto nel suo comune e in quelli limitrofi, di questa produzione di vino, quindi eh, il lavoro fatto per l'agricoltura. Ecco, siccome stiamo parlando di una zona pianeggiante, anche e soprattutto Polignare. quella che va da Nereto fino al a Giglio alla vibrata, eccetera, diciamo collinare e pianeggiante, eh beh, non si potrebbe sviluppare un po' l'agricoltura. Visto che si era abbandonata l'agricoltura per passare all'industrializzazione, eh, le posso chiedere una cosa, la domanda resta, la risposta, subito dopo l'impegno pubblicitario, perché okay. sennò altrimenti sforiamo. Linea alla regia. Ci eravamo lasciati prima della pubblicità con una domanda, un ritorno all'agricoltura magari, non sarebbe auspicabile per la zona, Val di bravo. Ma sicuramente, soprattutto investimenti e impegni per la nuova economia rurale, non possiamo pensare più ai coltivatori diretti, a coloro che hanno gestito eh, le aziende agricole in maniera tradizionale. Ma ecco, le aziende vitivinicole, le aziende dei prodotti tipici, dei prodotti biologici, dei prodotti biodinamici, questo può essere il futuro di tante piccole aziende dell'anno nostra zona. Um, alcuni giovani ci hanno puntato e ci stanno puntando e investendo. Le istituzioni devono essere vicine a loro per quanto riguarda soprattutto la promozione, la promozione internazionale, la gestione di queste, di queste aziende e, mi ripeto, sulla burocrazia, sullo snellimento delle procedure burocratiche. Però sicuramente può essere un settore, sicuramente limitato, di nicchia, ma un settore dove investire negli anni a venire. E lei è un Renziano? Sì, un Renziano. Della prima ora. No, perché oggi sono tutti renziani. <ride> è vero, eh, è vero, è vero questo. Sono tutti renziani ed è giusto sia così perché Renzi è il nostro segretario, il segretario del nostro partito. E' si... anche il presidente del Consiglio incaricato è anche in questo momento. il prossimo momento. presidente del Consiglio, e quindi è giusto così. Ma ricordo benissimo quando, oltre due anni fa, quando partecipavamo alla Leopoldo di Firenze o quando venne a Teramo due anni fa nella sala della provincia. Eravamo assolutamente pochi, pochi soprattutto i dirigenti e gli esponenti di questo partito, ma c'era tanta tanta gente comune. Ci abbiamo creduto sin da allora perché sicuramente Renzi rappresenta la novità, ma soprattutto il coraggio, la tenacia, perché a 38 anni assumere questi impegni a livello locale come sindaco e presidente della provincia, ma attualmente anche a livello nazionale e internazionale ci deve far ben sperare soprattutto per noi giovani affinché si possa scommettere positivamente e avere speranza per il nostro futuro. Lei è un dalfonziano? Sì. <ride> se esistono i dalfonziani, ma penso di sì. Assolutamente sì, e se, se, se ho dato la mia disponibilità per questa esperienza, per questa opportunità delle prossime regionali, è sicuramente anche perché a capo della nostra coalizione ci sarà Luciano D'Alfonso, che è una persona eh, per bene, che è una persona che ha dato eh, concretezza al suo lavoro quando è stato sindaco di Pescara e sicuramente con eh, il suo stile, con la sua politica con il suo saper fare la politica può dare risposte concrete a tutto l'Abruzzo Secondo lei con che percentuali vincerà le primarie, le primarie del 9 marzo? Ma io penso che le primarie non ci sia proprio storia, sicuramente con tutto il rispetto degli avversari assolutamente che non conosco ma stimo ehm, sicuramente avrà una percentuale burga sì, quasi come la sua quando è stato eletto sindaco. Certo che lei è verrà. abituato a quelle percentuali, 80-82%, <ride> adesso invece dovrà fare i conti con altri numeri. Assolutamente sì, sarà una, una battaglia molto impegnativa, ma noi ce la metteremo tutte e soprattutto saremo sereni perché vogliamo dare un contributo alla coalizione di centro-sinistra e un contributo all'Abruzzo. Senta, eh, prima di in, in andare in onda... Ci siamo... Un po' come sono andate le cose nell'incontro tra Renzi e Grillo. Che impressione le ha fatto? Beh, devo dire che rapportandolo a quella di un anno fa, all'incontro che Bersani ebbe con il gruppo del 5 Stelle, e non c'era Grillo lì. Sicuramente ehm, a Renzi è andata meglio, Renzi si è saputo difendere da, eh, da... Per... Infatti ci è andato Grillo, eh, perché l'anno scorso <ride> con Bersani non c'era. Altrimenti Renzi avrebbe vinto sicuramente il confronto con, con i collaboratori di Grillo. Certo con Grillo non è semplice, lo si è visto anche in questo anno di attività parlamentare. Eh, loro hanno una, una politica molto di rottura, di rottura netta, ma i cittadini mh, vogliono le rivoluzioni sì, ma per poi passare alle cose concrete, per poi passare agli atti concreti, alle leggi, a, alle, mh, alle azioni vere che la politica è tenuta a fare e a dire. E quindi mh, essere sempre di rottura, essere sempre rivoluzionari spesso, spesso non paga perché i cittadini poi vogliono vedere il risultato finale. Secondo lei c'è l'effetto Movimento 5 Stelle, ci sarà l'effetto Movimento 5 Stelle in queste regionali tenendo presente quello che è stato il risultato delle politiche di un anno fa? Sicuramente il Movimento 5 Stelle ci sarà, non conosco tanti rappresentanti del, del, del territorio, ma eh, la politica tradizionale deve essere più veloce, deve essere più credibile, deve essere più una politica vicina ai cittadini con risultati concreti alle famiglie e alle imprese, perché se no eh, rischia appunto di ingrossare le file del Movimento 5 Stelle. Senta la sua candidatura, dicono i, le malelingue. Che eh, sia stata quella che abbia fatto poi le scarpe a quella di Mastro Mauro, di Francesco Mastro Mauro, il sindaco di Giulianova, eh, perché bisognava fare posto ad un rappresentante della Val Vibrata e allora si è sacrificato qualcuno della Costa. E così? Penso proprio di no. Francesco è un amico, è il, è il sindaco di Giulianova. È il... Eh, però i posti erano finiti. Eh. Già che... confrontare il sindaco di Giulianova con il sindaco di Torano, insomma, sono. sono... Eh, due posizioni non assolutamente convincenti. No, no, lì si parlava proprio eh, di identificazione geografica, Val Vibrata e Costa. Eh. Sì, certo, certo è che eh, tre candidati sulla costa a distanza di 10 chilometri l'uno dall'altro. Sì, perché eh, sarebbero Monticelli, esatto, Monticelli, Lanciotti e Mastro Mauro. Spinetto, Roseto e Giulianova sarebbe stata sicuramente... Una scelta non gradita dei cittadini o soprattutto non gradita dalle tante eh, altre realtà della provincia allora, di Allora le giro la domanda. Eh, Mastro Mauro ha rinunciato perché c'era Lanciotti candidato oppure perché bisognava fare posto alla Val Valvibrato? Completiamo così. Questo lo dobbiamo chiedere a Mastro Mauro perché lui sicuramente avrà ragionato su questa, su questa opportunità. Certo è. Che il ritiro delle dimissioni di Mastro Mauro ha facilitato un'apertura um, un diversa rispetto alle candidature maschili. No, anche perché c'è stata questa sollevazione popolare nella Val Vibrata? No? Sì, perché c'è stata una forte no. protesta. Sì, sì, c'è stato un documento politico sottoscritto da tanti in Val Vibrata, da tutti i segretari, affinché ci sia. Che si, si facesse una riflessione sulla mia candidatura, ma soprattutto su una proposta della Val Vibrata. Ma perché vi sentite a volte abbandonati a voi stessi? Ecco perché ogni tanto qualcuno ha questa idea di passare con le marche e <ride> dire vabbè, basta, mi sono scocciato, vado con le marche. Sì, ogni tanto questa, ci sono queste iniziative, ma soprattutto sono dei queste messaggi. queste pulsioni scissionistiche. <ride> sono eh? dei messaggi alla provincia di Termo e alla regione Abruzzo che molto spesso si sono dimenticati della nostra valle, si sono dimenticati delle, di questi 12 comuni, di 80.000 abitanti che sì, viviamo a, a pochi chilometri dalle Marche, ma siamo abruzzesi docca anche noi e quindi vogliamo contribuire pure noi allo sviluppo e alla promozione del nostro Abruzzo. Poi 80.000 eh, abitanti. 80 abitanti. L'Unione dei Comuni è la città-territorio, l'Unione dei Comuni Valvibrate, perché la nostra è una città, da Alba Adriatica Tortoreto e Martini. Sicuro, fino, a fino a Civitella del Tronto è una città unica, i comuni sono uniti l'uno all'altro e anche questa città territorio ci unisce molto anche dal punto di vista politico, amministrativo e istituzionale. Quindi possiamo dire che gli 80.000 della Val Vibrata sono la prima città della provincia di Teramo. Sì, anche perché le distanze tra comuni, faccio, vado Sono... così a memoria, controguerra, Torano, sì, Nereto, Ancarano, Nereto senti... Ancarano stanno lì. Eh. Ma poi... Io non vorrei essere solo e esclusivamente il rappresentante della Val Vibrata. Eh, noi parteciperemo alle elezioni regionali e quindi si dovrà costruire il consigliere regionale. e Il consigliere regionale rappresenta tutta la provincia di Terra. E la provincia di Terra in modo particolare perché parliamo della circoscrizione Teramane e quindi deve portare le istanze non solo dei 12 comuni della Vallata. Ma ove possibile dei 47 comuni della Vallata insieme a tutti gli altri rappresentanti in consiglio regionale. Ecco, allora facciamo un po': dividiamo la, la provincia perché lei, ovviamente, è candidato per quello che riguarda la lista in provincia di Teramo. No? Togliamo la Val Vibrata, dove pensa di poter prendere altri voti? La costa è chiusa da Lanciotti e da Monticelli, l'interno ci sarebbe Mariani che è, è molto forte nella zona interna è, è Teramo Capoluogo forse che è scoperto? ma guarda la lista sarà composta da sette elementi che eh, poi l'assurdità è, è che gli uomini forti non stanno a Teramo Capoluogo Beh, i quattro questo... uomini li abbiamo nominati sì, Monticelli, Lanciotti, Pepe e Mariani le tre donne? Le tre donne, eh, io so che la direzione provinciale sta valutando e sta vagliando le varie candidature sul tappeto, ma alla fine saremo sette della lista PD della provincia di Teramo. E, mh, io penso che la nostra proposta che viene dal basso, eh, che viene eh, sposata dai territori, dai circoli e non solo dalla Val Vibrata, in questi giorni abbiamo avuto il sostegno e la partecipazione di tanti della provincia di Teramo, tanti si sono spesi per noi, anche i colleghi sindaci, eh, voglio ricordare primo tra tutti il sindaco di Castellalto eh, eh, Vincenzo Di Marco che appunto, rappresenta tanta parte del nostro PD perché si è candidato alla, era a, candidato alla segreteria esatto, provinciale. Esatto, alla segreteria provinciale, come, eh, così come il sindaco di, di Controguerra, altri sindaci eh, non solo della Vallata, ma della provincia di Teramo, così come tanti altri dirigenti. Ma noi vogliamo raccogliere soprattutto dai cittadini, dalle famiglie e la nostra vuole essere una proposta, ripeto, dal basso, a disposizione dei tanti che magari non sono rappresentati nei piani alti del partito. Senta, di questa storia invece di rimborsopoli che idea si è fatta? Ma guardi voglio mh, sottolineare una cosa, io appena sono stato eletto insieme alla mia giunta siamo, eh, ci siamo ridotte le nostre indennità, le indennità che, già erano, piccole, che già erano. Pochi beh, spiccioli. Perché ma, diciamo il sindaco di Torano, di un paese di 1700 abitanti, ha un'indennità paria. Ma eh, l'indennità piena dovrebbe essere sui 500 euro. 500 euro con l'indennità piena, siccome lei lavora. Siamo ridotti, io lavoro, noi ci siamo ridotti ulteriormente, quindi io prendo circa 130-140 euro mensili l'orde. L'orde, quindi sarebbero sui 80-90 esatto. euro netti. Esatto. Il cellulare è mio, non ho mai chiesto in 10 anni da sindaco nemmeno un euro di rimborso. Non blu. viaggia con l'auto blu. Io viaggio con l'auto mia, ma nemmeno chiedo il rimborso autostradale dei pasti, eh, della benzina e quant'altro. Perché penso che eh, dobbiamo ringraziare i nostri cittadini se ci danno queste opportunità di servire questi territori. E quindi, eh, dobbiamo... Però uno potrebbe dire: beh, sì, è facile, no? Il sindaco di Torano, 1700 abitanti, il comune, la sede comunale è a. A due passi. Quanti metri dal suo posto di lavoro? 50 metri? Sì, 100 Forse ecco, 50-100 metri? Sì, questo è vero. Però, eh, potrei... però fare l'assessore regionale è una cosa differente, perché bisogna fare chilometri, bisogna andare. Sì, però il consigliere regionale eh, dicono che hanno delle indennità che si aggira sui 7 mila euro mensili. Sì. Ricorrere anche a dei rimborsi e dei rimborsi fasulli mi sembra esagerato, mi sembra non dignitoso. Se poi i rappresentanti della Giunta hanno indennità mensili che vanno oltre le 10.000 euro e chiedere oltre a queste indennità anche dei rimborsi e dei rimborsi soprattutto non dovuti, come dicono le croniche giornalistiche. No, come, come dice l'accusa, sostiene l'accusa però bisogna poi, la procura, poi valutare perché tutti dicono che dimostreranno che. Io sono garantista assolutamente, però ecco, c'è da riflettere, c'è da riflettere molto. Però se 18 regioni subventi sono sotto inchiesta. Vuol dire che forse qualcosa nel sistema non, nel va. Sistema non funziona. Perché c'è un malcostume di. No, funzione. oppure per, perché c'è un uso comune. Allegro che poi può diventare anche consuetudine, perché lei sa meglio di me che la consuetudine è data dal comportamento generale di un popolo, di un sistema. Se tutti fanno così diventa consuetudine, se lo fanno tutti, però poi bisogna vedere se si va contro la legge, perché se tutti uccidono non è che diventa l'omicidio. Una, una, una Come dicevo prima, eh, noi ci siamo ridotti all'identità in e non abbiamo preso mai un centesimo di rimborso. Uh, C'è l'assessore Morra che non ha preso la carta di credito regionale. Quindi ci sono degli esempi, ci sono delle persone che si comportano in un modo ed altre in altro modo. Noi abbiamo fatto un gemellaggio con una cittadina spagnola anni fa. E i viaggi nostri personali, il soggiorno in questa cittadina per eh, tre giorni mi ricordo, sono stati. Cacabelos, Cacabellos, vicino eh, Santiago di Compostela, il viaggio è stato pagato con i nostri soldi, il soggiorno in quella cittadina è stato pagato con i nostri soldi personali. È un modo di fare, è un modo di comportarsi. Eh, si amministrano soldi pubblici, non sono soldi tuoi, e queste. Mh, questi soldi pubblici vanno amministrati con assoluta sobrietà. Lei ritiene che poi questo modo di ragionare potrà essere rapportato anche alla Regione? Guardi, io ci proverò. Se sarò eletto um, cercherò di rispettare il mandato dei cittadini che mi hanno votato in questi anni, mi hanno sostenuto e soprattutto il sostegno di tante famiglie che credono nella tua persona, nei tuoi principi, nei tuoi ideali. Io cercherò di rispettarli sempre come ho fatto finora perché grazie a loro che noi politici abbiamo l'opportunità ma soprattutto l'opportunità di lavorare per loro. Inciderà mettere... questa storia in queste elezioni. Probabilmente sì, probabilmente inciderà perché insomma ci sono delle situazioni imbarazzanti che eh, portano sicuramente tante famiglie e tanti cittadini a riflettere, anche perché non dobbiamo fare di tutto erba buon fascio. Questo sarebbe un peccato perché ci sono politici e politici, ci sono amministratori e amministratori, ci sono. E quindi i cittadini è bene che scelgano e scelgano bene i loro rappresentanti. E, e per quello che riguarda invece eh, la candidatura di Gianni Chiodi, lei ritiene che il PDL eh, farebbe bene a confermare. Il PDL, chiedo scusa, il centrodestra. Forza Italia l'ha già confermato, bisogna vedere cosa dice il nuovo centrodestra, Faranno bene magari a ricandidarlo oppure Ma anche è... se non sono problemi esatto, di casa... Ma questa sua, è eh? un, una scelta del centrodestra, sicuramente faranno le loro valutazioni, leggevo, di, di, eh, di valutazioni in corso a livello sia regionale che soprattutto... Soprattutto nazionale. Sicuramente, questa vicenda ha un po' appannato la, la figura del presidente Chiodi. Lei è già in campagna elettorale? Ma io sono in mezzo alla gente, tra la gente da sempre perché sono stato, oltre che fare il sindaco, ma nelle associazioni, nei gruppi, nell'Unione dei Comuni, insomma, a me mh, stare tra la gente e vivere con loro eh, le vicende politiche e amministrative eh, mi è sempre piaciuto, mi è sempre interessato e quindi mh, questa mia disponibilità verso le prossime elezioni regionali l'ho eh, fatto con, con tanto interesse e tanta voglia di partecipare. Lei poi con la, con la professione che svolge eh, eh, è a contatto diretto con quelle che sono le difficoltà di oggi dei cittadini. È vero. Perché lei è un bancario? Sì, lavoro eh, in banca, in, una, in un istituto di credito cooperativo eh, e viviamo quotidianamente queste difficoltà, le difficoltà delle aziende, delle famiglie, degli artigiani. Eh, delle persone che perdono il lavoro, delle persone che devono sospendere le rate dei mutuo perché non riescono eh, più a pagare regolarmente il mutuo. E quindi confrontandomi direttamente e quotidianamente con loro, sicuramente potremo dare eh, dei consigli utili per cercare di risolvere alcuni problemi. Lei prima ha detto territori. che lavora in un istituto di credito. Ma le banche sono ancora istituti di credito oppure sono istituti di debito in questo momento? Ma ecco, ci tenevo a precisare, io lavoro in un credito cooperativo che è un, eh, un modo di fare banca completamente diverso del, rispetto ai grandi istituti. Eh, I crediti cooperativi sono gli unici che forse tuttora stanno tra la gente e tra i problemi della gente a livello locale perché poi gli istituti di credito, soprattutto quelli grandi, magari raccolgono in questo territorio, e impiegano altrove, all'estero. Poi hanno... fare banca è sempre quello, poi è sempre lo stesso. Sì, ma la, la conoscenza del, del territorio, la banca del territorio lo, lo fa in maniera, in maniera diversa. Le banche hanno ristretto i cordoni, soprattutto uh, perché le aziende, le famiglie hanno difficoltà. E quindi presta di meno e, e presta soprattutto con molta più attenzione. E molti si chiedono: uno, i soldi in prestito alla banca li va a chiedere quando ne ha bisogno, sì. non quando non ne ha bisogno. E allora, se le banche non prestano soldi quando qualcuno ne ha bisogno, allora che, che istituto di credito è? Il problema è che eh, le banche devono fare le istruttorie circa la capacità di rimborso poi di questi prestiti. E quindi molto spesso, mentre fino a qualche tempo fa nelle famiglie c'erano uno, due, tre, quattro stipendi, le pensioni, invece negli ultimi anni con la chiusura delle aziende, i licenziamenti, le crisi aziendali, in tante famiglie ci sono pochissime entrate e magari abbiamo di fronte famiglie che vivono della pensione della nonna e, del, eh, e dell'indennità del, da cassa integrato oppure da indennità dei lavoratori socialmente utili e quindi abbiamo dei redditi mensili per eh, famiglie molto basse e allora eh, le banche... Lei quando deve rifiutare un prestito a, a perché lei poi da sindaco li conosce tutti. Quanto si sente in difficoltà? Beh, molto perché mh, parliamo di famiglie amiche, famiglie con i quali condivido tante, tante storie, tante situazioni. Ho pensato mai che Quindi... questo non mi rivota? non so. Possiamo... Eh? <ride> Devo dire no, come sono andate le elezioni in questi due mandati del 2004-2009 c'è stato sempre un rapporto molto, molto franco, poi io non sono il titolare dell'agenzia. Sono il sostituto e quindi c'è un rapporto assolutamente collaborativo. L'ultima, perché il tempo è scaduto. Ce l'ha lo slogan l'ha studiato? Ma stiamo pensando, penso a impegno, a dedizione, a passione, a questi termini che ci hanno contraddistinto in questi anni. Possiamo definirla il candidato alla Val Viberata? volentieri sono il candidato alla Val Vibrata ma anche di tanti altri territori che si sono avvicinati in questi giorni. Grazie a Dino Pepe, ancora sindaco di Torano Nuovo, grazie per essere stato con noi. Grazie direttore, grazie a voi. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.